Nome. Mauro Loreti. Ermanna Ciperni. Lamberti Elena. Franco il nome. Gianluca. Michele. Lucia. Paolo Morara. Quando sei nato? 1941. 11 agosto 1930. 1955. 1939. 2000. 1957. 2001. 1939. Cosa ha caratterizzato quel periodo? L'inizio del nuovo millennio e la caduta delle Torri Gemelle. Il primo periodo, diciamo, di inizio della rivoluzione industriale italiana. C'era uno sviluppo economico impressionante, quindi siamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con già un'economia avviata, e quindi c'era una crescita continua. Era bello vederlo anche da un punto di vista lavorativo. C'era la guerra, chiaramente, e quindi caratterizzato. Io mi ricordo pochissimo della guerra perché poi è finita nel 45, quindi ero molto piccolo. Quello che ha caratterizzato quel periodo lì, la guerra soprattutto. È stata eletta la prima presidentessa donna in Finlandia. Chi risiedeva al di fuori della città di Bologna, come nel mio caso, che abitavo a Monterezzo, i genitori hanno caricato i bambini, che io ero bambino, su un carretto, e a piedi da Monterezzo sono venuti fino a Bologna per scappare dal fronte, che là c'era la linea gotica. Ti piace viaggiare? Moltissimo. Certo. Molto. Sì. Sì, mi piace viaggiare. Anche se viaggiare costa, le mie condizioni economiche non hanno mai permesso dei grossi viaggi. Molto. Viaggiare, ho viaggiato. Adesso ho 80 anni, non ho più tanta voglia. Esperienze memorabili. E quest'estate a Stoccolma. L'aver salvato dei posti di lavoro delle persone. Lo scambio in Germania. Quando l'ultimo giorno di guerra i tedeschi ritirati mi presero. Sentì prima qualcosa dietro le spalle, che era un mitra puntata dietro la schiena, che potrei descrivere ancora quell'ufficiale tedesco con questi occhialini tondi, che in tedesco come loro com voleva dire avanti. Questo. Qual è il tuo paese europeo preferito? Sempre l'Italia per primo. Per secondo è molto forte la Germania. Il mio paese europeo preferito è la Francia. Sicuramente l'Italia. La Spagna. La Francia. Dopo l'Italia. L'Italia. Per il semplice fatto che quello che ha insegnato l'Italia al mondo, dopo l'Italia e la Grecia naturalmente, che tutto quello che si è sviluppato civilmente, artisticamente, nell'Europa specialmente, è dovuto all'Italia. Ho soggiornato a Londra perché la mia prima figlia lavorava col marito a Londra, e allora a Londra mi è rimasta un po' dentro. Conosci altre lingue oltre all'italiano? Un po' il francese, lo parlicchio, l'inglese e l'inglese. L'inglese. L'inglese, lo spagnolo e il tedesco. Ma a scuola ho fatto l'inglese e il francese. Il dialetto. Ah, malapena l'inglese. Cosa ne pensi dell'Europa? Sarebbe molto bello avere un'Europa che ha una politica estera unica, con un Parlamento europeo che decide a maggioranza e non la metà, e con un esercito, con una Costituzione. Penso che è una gran bella cosa, andrà un po' modificata e speriamo che riusciamo a modificarla, perché così com'è noi siamo un po', diciamo, un po' al basso, non solo geograficamente, ma siamo un po' al basso. Speriamo di migliorarli leggermente, speriamo che con tutti questi governi, uno che succede l'altro, speriamo che qualcosina riusciamo a farla. L'Europa è un'istituzione, chiamiamola così, che è piena di problematiche perché non siamo riusciti a fare una vera Europa. Nel senso che bisognerebbe fare un esercito unico, una politica unica, invece qui le nazioni impongono, le più forti impongono le loro regole, le loro leggi, quindi è un incompiuto, una bella incompiuta. Che è un'ottima iniziativa, soprattutto per i ragazzi.
è una cosa molto interessante, ma molto difficile secondo me da realizzare. Perché? Perché cioè, per il fatto della lingua. Se noi vediamo, per esempio, gli Stati Uniti d'America, perché sono stati realizzati facilmente? Perché avevano tutti una lingua, l'inglese. Noi ne abbiamo tante delle lingue. E quindi, ecco, siete voi giovani che col futuro, imparando bene una lingua, potrete fare l'Europa, quella che avremmo potuto fare anche noi se avessimo avuto un'unica lingua. Che cos'è la Brexit? Brexit è quell'acronimo che dice Gran Bretagna è uscita dall'Europa. L'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Sì, è la fuoriuscita dall'Europa, dell'Inghilterra. Cosa ne penso? Penso che abbiano fatto un errore, forse se ne sono accorti, ma al di là dell'errore della valutazione specifica economica, che può avere un peso, perché noi continuiamo a ragionare per i soldi, noi il punto di riferimento è il denaro, invece il punto di riferimento dovrebbe essere una stabilità politica, la pace, la possibilità di ragionare, di avere rapporti con gli altri, quindi non alzare dei muri ma ad abbattere dei muri, quindi questo è l'errore che stanno facendo. La Brexit è l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. È l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Penso che sia un grave errore, però d'altra parte siamo in tanti, ognuno ha la sua testa, se hanno fatto le votazioni e hanno deciso di farlo, lo faranno, però io sono contrarissima. Ti senti cittadino europeo? Essere cittadino europeo, secondo me, comporta rispettare anche quelle che sono le leggi e le tradizioni degli altri paesi. Sì. Io sì. Sì, cittadino europeo, italiano, europeo del mondo, cioè oggi sono distinzioni che non credo non siano più tali, ecco. Vedi vantaggi o svantaggi? Credo ci siano molti vantaggi, come la tutela di molti diritti che in alcuni paesi non ci sono. E se ci fossero le regole complete su tutte le attività dell'uomo, in sostanza, sarebbe molto migliore. Poi non è facile, e quindi un passettino alla volta, però partendo dalla banale unificazione della moneta, dove quando andavi all'estero ti dovevi riempire le tasche di monete e altre, sono cose più banali, diciamo così, però è tutto quello che ci va dietro. Sicuramente che i ragazzi hanno un sacco di opportunità, ad esempio l'Erasmus Plus. Il vantaggio più grande è che non abbiamo più avuto delle svalutazioni che davano dei problemi a tutti, le svalutazioni. Abbiamo avuto una stabilità monetaria, che è la cosa molto importante per una nazione, la stabilità monetaria. L'euro, nonostante che alcuni dicano che vogliono uscire, sarebbe un errore uscire dall'euro. Comunque questa è la mia opinione. Ti senti tutelato dai diritti dell'Unione Europea? In Europa mi sento più tutelato, quindi mi sento meglio. Sicuramente in maggioranza dei casi sono tutelato dall'Unione Europea. Chiaro che ci sono tante cose che non vanno bene, che bisognerebbe migliorarle, però sicuramente c'è una buona tutela. Sì, ad esempio la libertà di espressione è uno di questi diritti. No, c'è troppa confusione, è impossibile. Non è che mi sento tutelato, è perché è impossibile poterlo fare. Io ho avuto anche una grande esperienza di responsabilità politica. Insomma, l'importante è la lingua. Se ci parla la stessa lingua si può realizzare tutto quello che vogliamo. Vedi differenze rispetto a 30 anni fa nel tuo stile di vita? Assolutamente, basta muoversi, girare un po' per l'Europa e ti rendi conto che sei facilitato dalla moneta, sei facilitato che ti basta la carta d'identità per muoverti. Scambi, la possibilità d'Erasmo per voi è stata veramente una cosa. Io non ho avuto l'opportunità, ma c'è. I miei figli che ci sono potuti andare hanno avuto dei benefici notevoli, quindi questo è già l'Europa. Beh sì, certamente. La vita 30 anni fa era un'altra cosa, adesso è diversa naturalmente. È tutta un'altra cosa anche per quello che si sta realizzando adesso e quello che si realizzava allora. Vediamo anche, ecco, prendiamo l'esempio, questi strumenti. 30 anni fa non esistevano, ecco, le differenze sono già qui dentro. Tanto c'è stata un'evoluzione della società incredibile.
e quindi ci sono sicuramente i cittadini italiani che va in Europa, diciamo che è più agevolato, nello stesso tempo rimani sempre uno straniero.